Buongiorno a tutti, eccomi finalmente tornata con un nuovissimo video su The Sims. In questo episodio voglio fare tre cose diverse. La prima è il tradimento di Derek. Derek è il marito di Georgia, la sorella di Jessica, e nell'ultimo sondaggio ha vinto il tradimento. Quindi questa è la prima cosa che andremo a fare. La seconda cosa invece è mostrarvi la casa delle vacanze che ha vinto al sondaggio del penultimo episodio. Quindi vi faccio vedere come ho iniziato a sistemarla, ancora devo completarla, ci sono ancora tantissime cose da fare, però voglio farvi vedere come ho iniziato a strutturarla. E la terza cosa invece che voglio farvi vedere in questo episodio è il nuovo Game Pack Vita da Genitori, che è uscito il 1 giugno, da pochissimo, e quindi insomma voglio mostrarvi insomma le nuove funzioni di questo nuovo Game Pack, che deve essere veramente bello bello bello. Quindi direi subito di partire, vediamo un attimo questo Game Pack Vita da Genitori. Sviluppa le abilità genitoriali del tuo sim per aiutarlo a condurre le vite dei suoi bambini verso l'età adulta con The Sims 4 Vita da Genitori. Scegli quando punire o incoraggiare i comportamenti dei bambini, impartire loro lezioni di vita e lasciare un'impronta duratura sul loro futuro. Svolgi divertenti attività di gruppo e personalizza la tua unità familiare con i nuovi arredi per la casa e gli articoli alla moda per tutta la famiglia. Le caratteristiche del Game Pack: sviluppa le abilità genitoriali, plasma l'infanzia del tuo sim, divertiti con le nuove attività familiari. Ok, allora qua hanno aggiunto dei nuovi oggetti in Crea un Sim, nuove acconciature, nuovi vestiti, sono parecchie cose, e hanno aggiunto addirittura, guardate, il brufolo sul mento, un po' su tutta la faccia. No vabbè, geniale questa cosa. E poi hanno aggiunto anche oggetti della modalità costruisci, come ad esempio questi tavolini da lavoro da utilizzare proprio con i bambini. Sono tutte cose che bisogna vedere poi con calma, in realtà queste sono veramente tante. Anche ad esempio queste scatoline che forse servono per i progetti scolastici. Insomma, ci sono veramente tantissime cose da provare, nuove funzioni, nuove interazioni che non vedo l'ora di scoprire insieme a voi. Quindi direi subito di giocare. Eccoci qua, siamo nell'appartamento di Georgia e di Derek. Innanzitutto direi altre scelte, romantico, amoreggia. Ok, ci siamo, facciamogli fare un po' di fichi fichi. E poi andiamo alla ricerca di un terzo incomodo, diciamo così. Adesso Derek è imbarazzato perché esecuzione scadente, il fichi fichi non è andato molto bene, che imbarazzo. Ok, per questo motivo facciamo una cosa, Derek, vieni in città, vediamo qua se c'è qualcuno. No, qui qualcuno di interessante, no, tutti uomini. Allora, chiedi un appuntamento a Giorgia, c'è soltanto lei, no? Quindi devi conoscere qualcuno. Allora, telefono, viaggia con... ha conosciuto questa ragazza, Daniela? Proviamo con lei, vediamo se accetta l'invito. Daniela ti incontrerà lì, perfetto. Dove possiamo mandare Derek e Daniela? Io direi mandiamoli aura romantica, mandiamoli qua, viaggia. E lui è imbarazzato ancora perché non è andata bene con George, però è qua un'altra donzella, quindi provaci con lei. Tra l'altro non sta andando molto bene la loro relazione, cioè con lei, perché è tutto rosso. Comunque, guardate, lo snob anche. Discuti, insulta, chiedi della carriera, barzelletta autoironica. Iniziamo così, dai. Ok, rallegra. Facciamolo chiacchierare un po'. Chiedi della sua giornata, complimento sincero, discuti degli interessi. Chiedi della carriera, vediamo se riusciamo a togliere questo tratto negativo, perché evidentemente quando si sono conosciuti in piscina o da qualche altra parte, ma credo in piscina, come avete visto nello scorso episodio, quando sono andati con Giorgia e con Mark, magari si sono incontrati, non ci ho fatto caso, sono presentati e non stava andando molto bene, ma adesso stiamo recuperando. Derek ha preso che Daniele è agente segreto presso Sim. Ok, chiedi della sua giornata, poi facciamo altre scelte. Buffo, racconta una storia buffa, facciamo.
Jessica De Angelis, ho saputo che ultimamente sei un po' giù. Lanciare in aria dei petali al Festival dell'Idillio potrebbe essere proprio quel che ti serve per tirarti. Per tirarti su, che ne dici? Ok, porta degli amici con te a nulla. Ah, Jessica ha invitato Derek al Festival dell'Idillio perché è un po' giù. Però direi: no, grazie, Jessica, ma sto facendo una cosa, tu non lo devi scoprire, quindi è meglio che non vengo da te. Romantico, chiedi se è single, vediamo. Oddio, puzza però. Devi farti un bagno, aspetta. Vai a farti una doccia. Prima di chiedere a lei se è single in questo stato. Derek ha appreso che Daniela è sposata con Maurizio. Ok, è sposata. Quindi forse non ci starà mai. Però proviamoci lo stesso. Eccolo che sta arrivando. Vediamo cosa succede. Perché è sposata lei. È sposata, cavolo. Altre scelte, romantico, complimentati per l'aspetto. Altre scelte, romantico, flirta, vediamo. No, 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 non ci sta. Ok, niente, è andata male, vediamo. Questa qua invece, presentazione amiche, è un po' vecchietta per lui però. È un po' vecchiotta, sì, ma lui è Mark, cosa ci fa qua Mark? O è meglio che non ti fai vedere qua? Perché se ti scopre Mark non va assolutamente bene. Mi sa che forse ti ha visto. Sta facendo il finto tonto, finta di non accorgersi, ma mi sa che l'ha visto, ma lui è sporchissimo. Niente. Niente, ragazzi, abbiamo provato a fare il tradimento, a tradire Giorgia, però ha trovato questa donzella, questa ragazza Daniela, che però è sposata e non c'è stata. Vediamo se con lei ci sta, anche se non è bellissima, era più bella Daniela, però vediamo. Guardate, è triste, è a disagio perché ha fame. Altre scelte, romantico, chiedi se è single, vediamo. Derek ha preso che Nina, che lei si chiama Nina, che Nina è single. Perfetto, quindi io direi altre scelte, romantico. Complimentati per l'aspetto, Dio, non sei proprio bella però, eh. Altre scelte, romantico. Battuta d'abordaggio, vediamo. È decisamente molto, ma molto più bella Giorgia, eh. Lasciatelo dire, Derek. Ah, ok, lei ci sta. Lei ci sta. Offri una rosa e fai il baciamano. E manda un bacio. Derek ha scoperto i seguenti tratti di Nina. È romantica, è una romanticona lei. Forse è anche alla ricerca di un fidanzato, ma però Derek non vuole essere il tuo fidanzato, vuole soltanto, insomma, divertirsi un po'. Altre scelte, romantico. Manda un bacio, confessa l'attrazione. Vediamo, dove è andata? Alt, sta andando via. E invece lei? Forse è più carina lei. Quindi presentazione flirtante. Wow, vediamo. Anche perché non voglio far durare troppo questa cosa. Voglio poi passare a vedere l'espansione, nuovo game pack, vita da genitori. E la casa delle vacanze di Jessica e di Mark. Chiedi se è single. Innanzitutto vediamo. Oddio, sta tornando lei. È sposata. No, vabbè, è sposata anche lei con Bob. Però vediamo. Posa sexy. E poi altre scelte. Romantico. Flirta. Vediamo. Sta andando bene. Flirta di nuovo. E poi stringi. Ok, lei ci sta proprio alla grande. Primo bacio. Vai, vediamo. Sì, ci sta, ci sta. Ok, adesso direi. Allora, chiedi di passare del tempo insieme e invita a restare per la notte.
notte. Sì, ma dove andiamo però che Giorgia è a casa? No, ragazzi, aspettate, questo è un bel problema perché lei è qui vicino a Mark. Aspettate che Mark sta andando via. Ok, Mark è andato, riusciamo ad andare lì, bacia. Ovviamente Giorgia dovrà essere all'oscuro di tutto, sia Giorgia ma anche Jessica, anche Mark, insomma, nessuno si dovrà accorgersi, dovrà scoprire questo tradimento, almeno per il momento. Poi magari lo faremo saltare fuori, ma per il momento teniamolo nascosto. Dai, le chiavi dell'appartamento? Assolutamente no. Romantico, perché lei non deve sapere che lui è sposato, perché ricordiamo che lui è sposato con Giorgia e lei non deve saperlo. Facciamo così, bacia, e poi per quanto riguarda il tradimento abbiamo fatto per oggi, è stato abbastanza, diciamo, perché alla fine ha già conosciuto una nuova ragazza e tra l'altro anche lei è sposata, quindi sono tutti e due sposati e quindi... Perché ti sei messo a parlare con lei adesso? Va bene, niente, facciamo così. Per quanto riguarda Derek e il suo tradimento, per oggi può bastare, ci siamo. Allora salvo un attimo e passiamo al comando di Jessica. Anzi, prima vi faccio vedere la casa delle vacanze, come l'ho sistemata o come l'ho iniziata a sistemare, perché in realtà, come dicevo prima, c'è ancora tantissimo, tantissimo da fare. La casa delle vacanze al momento l'ho messa a Newcrest, ma in realtà mi piacerebbe spostarla a Winterburg, però al momento, come potete vedere, non ho l'espansione, ma mi sa che la comprerò in questi giorni, perché mi incuriosisce molto. Quindi al momento l'ho messa qua. La casa l'ho scaricata, si chiama Modern Hollywood, e la struttura esterna è rimasta tale quale, non l'ho cambiata, mentre invece l'interno lo voglio sistemare come piace a me, anche perché poi, come potete notare, ci sono soltanto ci sono due bagni e una camera da letto, ma in realtà nella famiglia di Jessica sono ormai in quattro, perché è arrivata anche Emma. E poi mi piacerebbe far venire durante la vacanza, insomma, far soggiornare in questa casa non solo la famiglia di Jessica ma anche Giorgia e il piccolo Marco, e non so se anche Derek oppure no. Magari fatemi sapere se volete vedere una puntata dove tutti vanno in vacanza ad esclusione di Derek, perché magari, non lo so, Giorgia ha scoperto il tradimento e quindi vuole andare a svagarsi, vuole staccare la spina completamente per non pensare a questa cosa, e quindi decide di andare in vacanza con sua sorella. Fatemi sapere se questa idea vi può piacere. Vi faccio vedere quindi la casa un attimo com'è strutturata più o meno. Eccola qua, direi un attimo di passare al giorno, così si vede meglio pomeriggio. Questa è la casa vista da fuori. Come potete notare, mancano ancora parecchie cose, come le finestre, le porte, perché, come vi dicevo prima, la voglio un attimo stravolgere. Però questa è la struttura da fuori, devo dire che mi piace molto, veramente super 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 moderna. Qua c'è la piscina, è una casa a due piani, magari se riesco ci faccio anche un terzo piano. Allora, la casa si presenta così al momento. Allora, c'è questo portico e sul terrazzo al momento sono andata soltanto a mettere questa linea che da giardino, che mi piace molto, la poltroncina, la sedia, la panchina dondolo fatta a stile altalena. Poi c'è la zona relax con due sedie e il tavolino, e ho messo anche le tazze del caffè, e poi questo carrellino. E al momento non ho fatto altro perché l'interno è ancora da sistemare. Queste cose che vedete in realtà non le ho messe, io erano già incluse quando ho scaricato l'appartamento, evidentemente questo materiale personalizzato che già avevo, quindi mi sono rimaste, mentre invece l'altro materiale personalizzato utilizzato in questa casa non ce l'ho e quindi mi ha tolto tutto. Comunque in realtà la casa è strutturata in questo modo, l'ho scaricata, come dicevo prima, da internet, non mi ricordo più dove, se riesco a trovare il link magari ve lo lascio scritto qua sotto, perché l'ho scaricata un bel po' di tempo fa. Comunque, qua si entra dal portico, questo dovrebbe essere tipo un ingresso abbastanza grande, poi ci sono le scale che portano al piano di sopra, e qua ho intenzione di fare qualcosa e non utilizzarla soltanto come ingresso, ma magari farci una camera da letto, un bagno o la cucina o il salotto, adesso devo valutare. Questa invece è la cucina, che come potete vedere è veramente grandissima, cioè è enorme, infatti anche qua probabilmente andrò a dividerla in due per avere un'altra stanza. Poi
Qua invece c'è il soggiorno con il televisore, potete vedere. Qua un'altra zona soggiorno, ma sì, andrò completamente a sistemarla perché sostanze molto molto grandi, e visto che comunque loro sono in quattro, forse diventeranno sei con l'aggiunta di Giorgia e di Marco, sicuramente serviranno altre camere da letto. Qua c'è il bagno. Al piano di sopra invece, come potete vedere, c'è soltanto la camera da letto. Si sale, c'è la camera da letto, c'è questa zona cabina armadio e il bagno. Poi all'esterno, nell'ingresso, c'è questa fontana, veramente fontana, questa vasca molto bella, mi piace veramente tanto. C'è anche il parcheggio con la macchina, e magari cambierò, utilizzerò un'altra macchina perché ho scaricato anche delle macchine. E poi dietro c'è la piscina, anche questa veramente grande, anche questa mi piace molto, e piano piano insomma andrò a sistemarla. Al momento ho cambiato il colore del pavimento, ho messo il legno intorno alla piscina, che mi piace molto il contrasto dell'acqua con il color legno, ma adesso devo veramente andare a sistemare tutta la casa per bene. Fatemi sapere magari se volete vedere un video dove vado a sistemare stanza per stanza insieme a voi, se preferite magari invece vedere soltanto la casa una volta terminata, quindi un tour della casa quando l'ho completata, o se avete piacere a seguire insieme a me le modifiche stanza per stanza. Fatemi sapere. Diciamo che forse fare stanza per stanza insieme a voi diventa un po' complicato, più che complicato un po' lungo, e visto che comunque The Sims esce soltanto una volta a settimana, magari restiamo un po' troppo indietro con la storia. Comunque, adesso passiamo invece a Jessica e a Mark, alla nostra amatissima famiglia, che tra l'altro siete stati in tanti a consigliarmi di non fare i tradimenti nella famiglia di Jessica e di Mark, che è veramente molto molto bella, e mi fa piacere che questa famiglia vi piaccia così tanto, e per questo motivo ho deciso anche insieme a voi, grazie ai vostri consigli, di non creare dei tradimenti nella famiglia principale, ma di crearli nella famiglia di Giorgia. Ma adesso andiamo a vedere il nuovo game pack vita da genitori. Eccoci qua. Allora, c'è Jessica che sta lavorando al computer, no, sta navigando su internet, ok? Visto che sei già al computer, facciamo una cosa. Allora, social network, trasmetti lo stato, condividi l'immagine, facciamola un po' lavorare. E l'ultima cosa, social network, registra un'invettiva. E invece Mark sta mangiando la torta al cioccolato. Tommy invece dov'è? Emma sta dormendo. E il piccolo Tommy? Eccolo qua. Allora, responsabilità. Iniziamo a vedere responsabilità meno uno, meno. Quindi cosa significa? Togliti i vestiti, fai un pisolino per terra, combina un pasticcio, sii volgare, vediamo. Rutta, fai un peto, rutta. Ok, eccolo qua che è arrivato. Ok, qua si possono vedere i valori caratteriali. I valori caratteriali determinano la capacità di un sime di adattarsi e comportarsi in modo efficace nella vita di tutti i giorni. Ciascun valore può essere positivo o negativo, e ad esempio per quanto riguarda Tommy, l'educazione e la responsabilità sono negativi, irresponsabile. Vediamo l'educazione. Allora, i valori dell'educazione possono aumentare attraverso presentazioni amichevoli, apparecchiando la tavola. No, che bello, possono apparecchiare la tavola. Però secondo me Tommy no, perché è troppo piccolo, magari i bambini. Ripulendo dei piatti o complimentandosi. I genitori possono inoltre insegnare ai propri figli a dire per favore e grazie. Che bella questa cosa. Mi piace questo nuovo game pack. Sono cose molto molto interessanti, ed effettivamente anche l'educazione è importante. E le cattive maniere si acquisiscono ruttando. Ok, ok, ecco perché è andato in negativo, perché l'ho fatto ruttare. Facendo peti, imprecando o attraverso presentazioni scortesi. È maleducazione anche che i bebè si svestano davanti a estranei. Al passaggio di età, per diventare giovane adulto, il sim può guadagnare uno dei seguenti tratti: cattive maniere o buone maniere. Ah, interessante questa cosa. Quindi, in base a come i bambini crescono, come i genitori gli insegnano, può prendere il tratto delle cattive maniere oppure delle buone maniere.
Bella questa cosa, mi piace il fatto che in base a come si comportano nel corso della loro adolescenza, quando sono piccolini, poi portano avanti queste maniere. Interessante, bella bella questa cosa. Responsabilità, vediamo, facendo i compiti e prendendo buoni voti, i valori caratteriali della responsabilità aumenteranno. Anche buttare via i rifiuti, lavarsi i denti e riordinare i giocattoli presi dall'apposita scatola sono azioni che avranno un impatto positivo. Bene, andare male a scuola, infrangere i coprifuoco. Ah, i coprifuoco ci sono allora, fantastico, non vedo l'ora di scoprire tutto. I coprifuoco e le punizioni sono azioni che influiranno negativamente sulla responsabilità. I bebè e i bambini che combineranno un pasticcio causeranno una diminuzione della responsabilità, come pure gli adolescenti che lasceranno il proprio lavoro. Ok, quindi con Tommy dobbiamo lavorare sulla responsabilità e sull'educazione. Poi c'è il controllo emotivo che in questo momento è positivo. I sim capaci di canalizzare le proprie emozioni negative possono sviluppare il controllo emotivo, nonché eseguire numerose interazioni distensive, scusate, su radiostrumenti, oppure fare jogging per schiarirsi le idee. Subire un crollo emotivo, spintonare e mordere invece sono azioni che influiranno negativamente sul controllo emotivo. Poi c'è l'empatia. I sim possono sviluppare la propria empatia facendo volontariato come famiglia o scegliendo interazioni sociali che aiutino gli altri a fronteggiare gli umori negativi. I bambini possono anche giocare con il proprio set da gioco medico. No, c'è anche il gioco medico. Che bello. Quindi qua c'è la parte insensibile e compassionevole. L'empatia diminuirà essendo perfidi, urlando contro un altro sim, facendo i troll al computer o colpendo animali di peluche. E poi abbiamo la risoluzione dei conflitti, quindi o polemico oppure un moderatore. I sim possono aumentare positivamente la propria risoluzione dei conflitti, scusandosi o appianando discussioni. I genitori possono anche insegnare a dire scusa. Ah, i genitori insegnano ai bambini a dire scusa. Bella questa cosa come grazie e prego che abbiamo visto prima. La risoluzione dei conflitti aumenterà anche provando ad aiutare e recuperare cattive relazioni. Dichiarare inimicizie o odiare sim invece può influire negativamente sulla risoluzione dei conflitti, come pure le lotte e le dispute. Bella questa cosa, mi piace, interessantissima davvero. Vediamo, col papà puoi fare qualcosa? Bagno, fai delle facce buffe, vediamo. Lotta, ma lotta l'avevamo visto ancora l'altra volta. Eccolo qua, che le ha fatte, però non l'ho visto. Di stupidaggini, parla dei giocattoli, prendi in braccio, altre scelte, aiuta, pannolino per favore, alte. È furente, quindi chiedi al papà di mordi, no, dessert per favore, altre scelte, aiuta, bagno, ah no, non si può, quindi no, non può chiedere di mettersi che è stanco, non può dire che è stanco, quindi Mark direi. Metti a letto. Se vediamo il lavoro di Mark, che anche quello non abbiamo più guardato. Raggiungi il livello 4 di carisma, poi compila i rapporti. Ok, comunque questo nuovo gamepack mi sta piacendo veramente tanto. Le interazioni, come potete vedere, sono parecchie. E bella questa cosa, veramente bella, mi piace. Urla parole proibite, spargi petali. Sì, volgare, quindi anche gli adulti possono essere volgari. Spargipetali invece cos'è? Vediamo. Spargipetali, ok. Ah, così, che bello. Invece sul letto, siediti, fai un pisolino, dormi, sveglia. Esercitati a cantare, vai a fare jogging. Urla parole proibite. Azioni, forma un gruppo, no. Sii volgare, invece fai un peturuta, anche gli adulti possono farlo, ok. Voglio portare giù sulla culla di Emma perché effettivamente è sempre giù da sola, altrimenti la sera. Allora, mettiamola qui. Tu sta piangendo Emma, deve cambiare, cambia il pannolino sporco e poi magari nutri al latta. Tommy sta dormendo, non si è svegliato anche lui. Loda rallegra. Mark, vieni tu da Emma.
cambia il pannolino sporco. Allora, altre scelte, genitorialità, insegna a dire per favore e grazie, insegna a dire scusa, certo, assolutamente. Gli stai insegnando a dire grazie, prego e scusa, chiedere scusa. Intanto Mark, tu compila i rapporti. Allora, altre scelte, internet, compila rapporti. Ingrato, Tommaso non vuole dire per favore né grazie, no, non se ne parla, neanche per sogno, non puoi costringerlo. Ah, ok, non ha imparato, non ha voluto imparare, mannaggia. Mangia lo yogurt, ha buttato per terra anche il latte, cioè ha lanciato per terra tutto. Questi due piccoli li stanno facendo disperare, veramente. Tommy sta dormendo. Vediamo se sono migliorate le sue. Allora, l'educazione è ancora negativa, la responsabilità anche, mentre invece queste tre sono ancora positive. Dobbiamo migliorare sulla responsabilità, ma specialmente sull'educazione di Tommy, perché fa un po' quello che gli pare e piace, e questo non va bene. Poi facciamo una cosa, dai, fai fichi fichi con Mark. Dopo un po' di tempo, dopo tutti questi stress, ci sta. Dopo lasciamoli dormire un po', intanto di qua va tutto bene, perfetto. E niente, dai ragazzi, io direi che questo episodio può anche terminare qua. Sono riuscita a fare tutte e tre le cose che volevo fare, ovvero il tradimento di Derek, farvi vedere la casa delle vacanze, come si sta evolvendo, e vedere meglio questo nuovo game pack, che è veramente molto molto interessante, come avete potuto vedere. E intanto c'è qua Emma che piange, quindi facciamo una cosa. Ok, adesso possiamo chiudere l'episodio perché Emma si è tranquillizzata, non piange più. Come sempre vi ricordo di rispondere ai sondaggi che trovate alla fine di ogni episodio. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi episodi su The Sims. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!